Ecco qua, ora facciamo la prova di profondità testinaria con la piastra di serie di 9x10 pollici a doppia D. Il display, abbiamo acceso la retroilluminazione per vedere meglio come si fa per accendere la retroilluminazione. Si spinge due o tre volte veloci il tastino on off, pic pic pic, e viene la retroilluminazione. Se vediamo com'è impostato, frequenza 18 kHz, doppio tono, ground balance a 163 in manuale, gain amplificazione a 2, soglia suono 28, power box alto, discriminazione poco più alta del ferro. Ecco, il threshold l'ho messo a 29. Ora facciamo le nostre prove, io le prove per vedere i test e far vedere ai clienti l'apparecchio che si portano a casa, come lavora, la potenza del campo magnetico, eccetera, li faccio in aria. A parer mio sono inutili fare test in certi terreni preparati dove gli apparecchi rilevano le monete a 40 centimetri, se poi in altri terreni secchi, aridi e compatti fanno fatica ad arrivare a 18. Chi viene qui da me, io ho un terreno secco, compatto e arido, gli apparecchi molto potenti in certi contesti qui fanno fatica a passare 18 centimetri. Chi vuole venire a fare le prove, a comparare i propri apparecchi, venire a provare questi qui, questi nuovi modelli Golden Mask 5 più Special Edition, è benvenuto, si fanno tutte le prove. E così vedete come funziona l'uno, come funziona l'altro. Intanto facciamo qualche prova con la piastra originale di serie 9x10 del Golden Mask. Golden Mask Italia, dalla fabbrica al cliente a prezzo conveniente. Listino questo apparecchio Golden Mask 5 più Special Edition SE 550 euro, prezzo riservato ai clienti nostri 360 euro. Ora facciamo prova con l'anellino d'argento. E lo spizzica già a 35 centimetri. Facciamo la prova con i 2 euro. La piastra è qui. Due 43 centimetri. Questo apparecchio tira molto, è molto potente. Altro anellino d'argento. Lo rileva a 36 centimetri. Facciamo la prova con una batteria a carbone. Sentite il tono basso. La rileva sui 36 centimetri circa. Facciamo la prova con l'euro. Sui 37 centimetri. Facciamo la prova con i 50 centesimi. Attorno ai 40 centimetri. Facciamo la prova con la vite di ferro. Sentite il tono basso che la discrimina. Facciamo la prova col pentolino di peltro. Lo rileva già sui 54 centimetri. Provo ad alzare il tono, il threshold. Lo metto a 30, un po' più sensibile, performante. Rifacciamo la prova dell'euro. E difatti da 38 è passato a 42 centimetri. Rifacciamo la prova dell'anellino d'argento che era 35. È andato a 37.
Perciò vedete, adesso facciamo anche la prova dei 2 euro. ...43 centimetri. Rifacciamo la prova del pentolino di peltro. ...57 centimetri. Vedete, tenendo il threshold più alto, che si sente in soglia, questo piccolo trillio, tic 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 tic, vuol dire che è la soglia del threshold, impostata anche forse un po' troppo alta, però dà più rendimento di profondità di ricerca. Come prima, se noi la teniamo un po' più bassa, l'apparecchio è un po' più stabile, anzi molto più stabile, e rileva a profondità un po' più basse. 1 con l'esperienza fa le prove anche nel suo terreno, nel proprio terreno, guarda quali sono le impostazioni migliori, seleziona anche la frequenza 8 fra 18 l'uno l'altra, qual è quella che rende meglio, così dopo capisce nella sua zona cosa è meglio, con quali parametri e regolazioni usare. Questo è un apparecchio altamente professionale, di alta gamma, a prezzo molto conveniente, dalla fabbrica al cliente. Si spende poco e niente, 360 euro, prezzo speciale riservato ai clienti anziché listino 4,50. Tutte le vostre ordinazioni sono ben accette. Fra circa 3 settimane e un mese, dalla data di oggi che postiamo questo video, gli apparecchi sono pronti e si prendono già perciò da ora i vostri preordini. Benissimo, Golden Mask Italia. E il nuovo apparecchio 5 più SE Special Edition, abbiamo fatto la recensione completa, video manuale come funziona, come si regola, test con la piastra da 12 pollici e test con la piastra da 9x10 pollici. Alla prossima, saluti a tutti.